Salve a tutti, sono qui nel freddissimo Piemonte perché sono venuto a dare un esame di lingua piemontese. Come vedete, questo è il testo che ho dovuto studiare, l'ho appena finito di dare, spero che mi daranno dei risultati positivi. Dal momento che sono qui a Torino, ne approfitto per fare un video di risposta a un video dell'amico CrazyRobby81, che parla diciamo, di un certo tipo di personalità che si trovano in giro che danno fastidio, cioè le mammine che tendono a elogiare troppo le caratteristiche dei loro figli in tutti i modi, in tutte le salse, dal tipo di escrementi che producono a qualunque altro tipo di attività che fanno, in maniera eccessiva. A grandi linee sono d'accordo con le proteste, perché sono cose che succedono anche nella regione adottiva in cui vivo, quindi credo che sia un male nazionale e forse internazionale questo. Anche se è vero che ci sono madri e madri alla fine, cioè ci sono madri anche più critiche, non sono tutte così. Ma rimaniamo sul. Quindi quella di cui parla Crazy Robby è una categoria particolare, non è l'insieme di tutto, è un sottoinsieme delle madri. Focalizziamoci però su questo tipo di personalità qui e allarghiamolo a tutti in generale quelli che hanno questo tipo di personalità, quello cioè di, quando parlano con gli altri, parlare molto bene o di se stessi o di qualche persona con cui sono profondamente, legati, e quindi è una promanazione del loro io, quindi parlare bene fondamentalmente del proprio figlio è un modo di parlare bene di se stessi. Partiamo da una problematica posta da Robby. Crazy Robby, cioè che queste persone ti fanno sentire una merda. Beh, questo io credo che non sia così in realtà. Cioè, se una persona che parla molto bene di sé o di altre persone a lui legate, dicendo è stralaurea, ha 18 lauree, lavora in una ditta che fattura 10 miliardi di euro al giorno, eccetera, eccetera. Non necessariamente noi dobbiamo sentirci una merda, anzi, noi ci sentiamo una merda se abbiamo dei dubbi su di noi, come credo tutti alla fine, però. Se una persona è sicura di se stessa, non, assolutamente non, il fatto di sentire gli elogi di altre persone non inficia la sua autostima. Sono d'accordo invece che può dar fastidio sentirsi parlare per 18 ore dei pregi e delle qualità di una donna che ha il figlio nel turbino, di come lui sia bravo a fare il turbino. Bene, siccome le 24 ore sono 24 ore per tutti, la gente ha un limite. Allora il discorso è: o mi paghi, io ti sto a sentire come fossi il tuo analista, e mi puoi anche dire che tuo figlio vola, e io magari posso anche stare zitto e ascoltarti, oppure se non è questo il caso, dopo un po' ho altro di meglio da fare, quindi posso essere infastidito eccetera da questi tuoi atteggiamenti. Questo perché veniamo a vero quello che è il vero problema, al di là quindi del fatto che chi in una relazione si trova infastidito dal fatto che l'altra persona si vanta, infastidito ci sta, e sentirsene sminuito in realtà può essere un problema della persona stessa, e quindi deve un attimino cogliere questo fastidio che viene da queste persone fastidiose, però un'occasione per, come dire, scavarsi un po' di più, vedere quali sono le basi su cui basa la propria autostima, lavorarci, ragionarci per un discorso personale, eccetera. Detto questo, veniamo però al problema di quelli che danno fastidio. Le persone che tendono a vantarsi molto di se stesse o di congiunti, farne le tessere nelle lodi 18 ore al giorno, hanno un problema di narcisismo evidente. E se chiunque conosce un po' quali sono le problematiche del narcisismo, sono appunto quelle di avere in effetti uno scarsissimo autostima. Perché se ci pensiamo bene, una persona che è sicura di sé, che è convinta delle proprie grandezze o delle proprie dei familiari, non ha bisogno di vantarsi continuamente con gli altri per cercare delle conferme. Se io so di essere bravo, so di essere bravo, punto. Non devo dire io ho fatto questo, questo e quest'altro. Lo so, basta, parlo d'altro, sennò perdere tempo anche per me. Lo fa chi ha bisogno di una conferma, più o meno consciamente, ma ha bisogno di una conferma. Io vado a dire, ma io ho giocato a tennis, ho vinto con McEnroe, ho vinto con. Cioè, io quando lo vado a dire continuamente è perché dico, sì, cavolo, che bravo che sei. Cioè, è un discorso di bisogno di conferme che nasconde in realtà una profonda insicurezza interiore. E questo quindi è un problema psicologico. E anche lì bisogna andare a analizzare il proprio sé, cercare di conoscersi meglio, essere più consapevoli e poi gestirsi. Questo perché? Perché torniamo al discorso veramente problematico, cioè che queste persone sono fastidiose. Razionalmente o meno razionalmente, bisognerebbe capire che quando noi interagiamo con gli altri, noi dobbiamo portare qualcosa, non prendere. Se noi parliamo di cose nostre, di problematiche nostre, di situazioni nostre, di cose che interessano a noi, non stiamo portando qualcosa, stiamo portando via qualcosa. Ci cioè stiamo chiedendo pazienza all'altro. Ora, questo può succedere. Sai, ho un problema, vorrei parlarne, ok. Sai, c'è questa cosa qui, cosa ne pensi? Ok. Ma alla lunga, se vogliamo essere interessanti per gli altri, dobbiamo portare qualcosa di interessante. Anche, cioè, nelle relazioni sociali c'è un continuo scambio,
di le relazioni sociali fondamentalmente sono da avere, al di là di qualunque ipocrisia e di qualunque illusione di chissà che tipo di visione idealica della vita, le relazioni sociali sono da avere. Io ho qualcosa che serve agli altri, gli altri hanno qualcosa che serve a me, ci si incontra e ci si scambiano queste cose. Chiunque si pone in società o in relazione con gli altri deve, tra virgolette, portare qualcosa e in cambio cercherà di prendere qualcosa, e questa è l'interazione. Faccio un paradosso: la stessa donna bella, per dire che magari è abbastanza superficiale o vuota, beh, comunque porta la sua bellezza, che comunque non è mai una cosa da disdegnare. Infatti molte persone, come dire, sono contente di stare con questa persona solo per pascersi della sua bellezza. La persona intelligente, la persona saggia, Socrate, che cosa portava e che lo rendeva molto affascinante? La sua saggezza, la sua conoscenza, la sua intelligenza, erano qualità che lui portava, dava ai giovani, i giovani in cambio prendevano questa saggezza, in cambio gli davano probabilmente la loro energia, la loro voglia di vivere, la gioventù, e forse anche qualcos'altro da quello che sappiamo della vita di Socrate, ma non c'è niente di male, era semplicemente uno scambio, andare a avere. Detto questo, appunto, allora, quando noi ci rapportiamo con gli altri, dobbiamo anche portare delle cose che interessano gli altri. Cioè, nessuno va in un negozio perché gliel'ha detto il venditore e basta. Uno entra in un negozio perché vede una vetrina che interessa. È lo stesso discorso nelle relazioni sociali. Quindi nel momento in cui uno si interagisce con gli altri cominciando a dire io, oppure mio figlio, è molto difficile che riesca a creare grande interesse, e creerà un muro che poi alla lunga porterà a un distanziamento. Perché se noi analizziamo le motivazioni che ci fanno stare con gli altri, vediamo che ci stiamo perché alla fine le altre persone che a noi piacciono ci fanno star bene perché ci danno qualcosa, e se siamo intelligenti cercheremo a nostra volta di dare qualcosa a loro, se no il rapporto sarebbe un po' difficile, che può essere qualunque tipo di cosa, perché nel mercato delle interazioni umane lo scambio è a 360 gradi, quindi se io ho una cosa che un'altra persona interessa, che a me pare una cosa sciocca ma un'altra persona interessa, beh, io ce l'ho, gliela do e c'è uno scambio. Non è quanto una cosa interessa, nel momento in cui noi entriamo nel mercato delle relazioni umane, non è quanto una cosa interessa a noi, ma quanto una cosa interessa al mercato, che la rende valevole sul mercato delle relazioni, e quanto appunto ci può far stimare o meno dagli altri. Ecco, questo per dire, appunto, per dare una risposta a questo video di CrazyRobby81, che ho visto che è un piemontese come me, anche se lui ha la fortuna, tra virgolette, di essere rimasto in patria, mentre io sono un emigrante. Ne ho approfittato appunto per venire a fare questo viaggio, fare questo esame che spero andrà bene. Purtroppo per un immigrante come me è più difficile, insomma, riuscire a passare un esame di piemontese di livello C2. Speriamo, vi farò sapere come è andato. Vi ringrazio per avermi ascoltato, spero ci saranno tanti commenti e alla prossima.